Sì, sono con dei secchioni di sottofondo, sì, di sottofondo soprattutto. Però niente, volevo dirvi che finalmente sono riuscito a scaricarmi un programma verde come il prato. No, però volevo dirvi che finalmente sono riuscito a scaricarmi un programma di editing, spero si senta, che mi consente di editare appunto, quindi di renderizzare il video in 60 fps. Per cui si dovrebbe, il condizionale d'obbligo, vedere meglio, vedere in maniera più scorrevole, no? Penso un po' tutti sappiate cosa sono i 60 fps. Comunque, signori, visto che io ho il fiatone perché sto camminando e sto parlando in mezzo alla strada e fa anche freddo, mi pare, tra l'altro, di sentire anche in sottofondo, non vorrei sbagliarmi, ma la musica della Champions League, per cui vi lascio al video. Noi ci vediamo presto con nuovi video e buona Champions. Buonasera a tutti dalla Bay Arena per la seconda giornata del girone di UEFA Champions League, seconda gara in trasferta per la Roma dopo la trasferta al Camp Nou di Barcellona e dopo la sconfitta per 1-0. Veniamo qui in Germania per fare 3 punti. Sappiamo che non sarà facile contro questo avversario che tra l'altro è in testa al girone assieme proprio ai catalani, vista la vittoria contro il Club Brugge. Due squadre che si sono già affrontate nel pre-campionato, era il trofeo dei campioni, era la finale proprio di questa competizione. Roma vinse per 2-0 grazie alle reti di Totti su calcio di punizione e Salah nei minuti di recupero. Stasera però è diverso, si gioca in Champions, loro sono favoriti soprattutto perché giochiamo appunto nel loro stadio, però starà a noi smentire tutte le aspettative. Fekir prende il posto del capitano alla tre quarti e Wenger, quello di De Rossi al centrocampo, quindi questi sono i cambi più importanti. È tutto pronto per l'inizio di Bayer Leverkusen Roma. È cominciata ora la seconda gara del girone, che è Tim Jedwai. Il suo calcio di punizione in area di rigore, Manolas non è finita, Kappa rimette dentro e Kibling porta avanti il Leverkusen, 8 sul cronometro, Bayern 1, Roma 0, decide il gol di Kibling. Rivediamo però questo calcio di punizione di Jedwai. Col pallone liberato non bene, Roma che ha dormito e c'era un buco al centro dove si è andato ad infilare, a calciare in porta Kibling 1-0, partita che si mette male. Dalle parti di Digne, come detto Roma che ha già affrontato questa squadra nel precampionato, quella volta avevamo giocato molto bene, interpretando noi la partita bene dall'inizio, è vero che adesso è un'altra cosa, ma bene o male dobbiamo conoscere la squadra contro cui giochiamo. Digne cerca il fondo, c'era anche Dzeko lì vicino, Kramer, poi Hilbert, Castan ha capito tutto, Roma che può ripartire in contropiede, è un po' scoperto qui Leverkusen, allora Castan manda Salah, è una gran palla quella del brasiliano, Salah, controllo a seguire, punta il portiere, Salah con il destro, calcia malissimo però, e sciupa la palla dell'1-1, si dispera, se la prende con il terreno, effettivamente piove, ma da qui doveva segnare l'egiziano. Oltre alla sua velocità riesce anche a giocare il pallone per Fekir, quindi Wenger, Roma che si distende, buona la finta del giocatore francese che poi allarga dalle parti di Florenzi, ha un po' di campo qui Ale per avanzare, Florenzi rientra molto bene, poi si appoggia a Pjanic, pallone che arriva, poi Fekir la vuole girare con il sinistro, mamma mia, Nabil Fekir sfiora il gol dell'1-1 e se l'era inventata questa traiettoria, le spalle alla porta la mette quasi all'angolino. E ci sta riuscendo per il momento. Fekir la gira in mezzo al campo per Pjanic. C'è Salah che parte. Ecco il pallone per Mohamed. Salah non c'è sostegno. Ora quello di Fekir che prova ancora a piazzare. Leno questa volta respinge. Arriva Dzeko che rigioca dentro. Palla sul secondo palo. Salah la rimette al centro. Wendel molto fortunato qui Leverkusen. Doccia fredda all'inizio col gol di Kibling. Poi Roma che ha reagito più o meno. Bisogna però centrare la porta. E intanto qui scintille tra Kibling e Florenzi. Ritmi comunque buoni nel primo tempo. Partita accesa, sovra a girarla, non passa il suo pallone, passa quello di Florenzi, Strootman, l'appoggio per Wenger, sta partendo Fekir, palla buona per Nabil in area, prova subito a calciare, in bocca a Leno. Florenzi dà la bandierina a battere il calcio d'angolo verso Castan, col pallone che torna addirittura dalle parti di Alessandro. Florenzi al limite, occhio a Castan, può calciare lui, prova, palla per Dzeko, deviazione sul palo. È il secondo regno, colpito in due partite. In Champions League per Dzeko, che non è per niente fortunato. C'era stata la traversa con il Barcellona, poi posticipata dal palo di Florenzi. Ma la Roma in generale non è fortunata. E allora Iturbe cerca di andare via con una magia. È passato Iturbe, ancora Iturbe. La scava per Fekir, anticipato da Leno. Palla per Iturbe, sta ripartendo Florenzi a destra. Qui se lo dimentica il Leverkusen. E allora Ale, c'è Dzeko sul secondo. Lo vede Florenzi, palla buona per Dzeko di testa, Leno! Non entra neanche questa volta. L'ha presa in maniera sporca, Leno. Ah.
lo stanno testimoniando le azioni di Petrotto, ha recuperato dentro Dzeko, palo ancora, palo ancora, non ci credo. Di testa Castagne, adesso gioca solo la Roma, Wenger per Fekir, dai Turbe, bisogna farsi vedere in avanti, pallone ancora dentro per Fekir che la perde, arriva Nainggolan, in verticale per i Turbe, di Turbe ci sarebbe anche Fekir in aria, riceve Fekir, vuole girarsi, riesce a girarsi, cerca spazio, la scava verso Dzeko che vola in cielo, più in alto di lui Papastathopoulos, altro angolo per la Roma, che merita e non poco il gol del pareggio, quantomeno il gol del pareggio, palla verso Castagne che cerca di metterla, fuori gioco. Il gol l'abbiamo segnato in fuorigioco, aveva centrato il bersaglio grosso Strootman, invece se l'era divorato al 93esimo contro il Barcellona, che termina in fallo laterale, siamo all'83esimo, Roma in attacco totale, ovviamente, perché avete visto quello che è successo, sarebbe clamoroso non tentare di pareggiare a tutti i costi. Ora Nainggolan, occhio che c'è Florenzi dimenticato, c'è anche Manolas che non può calciare, torna da Florenzi, non tira nessuno, poi Florenzi, mamma mia. Non ci credo, non ci credo ragazzi, qui me la sono gestita male perché non mi ero accorto che si trattava di Manolas. Chiaramente penso avreste fatto la stessa cosa, ho visto un giocatore libero a sinistra, poi Dzeko può calciare lui sul fondo. Tra l'altro non so neanche come ha calciato. Vi ripeto, avevo visto il giocatore largo a destra, non mi ero accorto fosse Manolas, altrimenti non gliel'avrei data per nessun motivo. Poi ho fatto quello che potevo per rimediare. Ora attenzione al contropiede dell'Everkusen, praticamente uno dei pochi in questo secondo tempo. E loro sono bravi tecnicamente, occhio a Kipling che allarga, Çanakkale, calcia in porta, Szczęsny si oppone. È clamoroso però ragazzi, è agghiacciante come siamo riusciti a perdere anche il punto, che era, ripeto, il minimo indispensabile. Finisce adesso, voi avete visto comunque le occasioni, per carità abbiamo sbagliato l'approccio, l'ho detto già al termine dei primi 45 minuti. Il Bayern è partito in quinta, ci ha messo subito in difficoltà, soprattutto in maniera sorprendente, però poi ragazzi veramente... assurdo che il pallone non sia entrato, due legni colpiti da Dzeko. A sorpresa, tra l'altro, il Barcellona ha perso con il Club Brugge, quindi tanto per cambiare, la Roma è da sola ultima nel girone. Detto questo, pensiamo alla prossima partita che sarà contro il Palermo, poi ci sarà anche la sfida contro l'Empoli e andiamo un attimo in ufficio, aggiornamento da Inghilterra, questo però lo vediamo dopo ragazzi, perché vi ripeto, non è importante in questo momento concentrarsi sul mercato, concentriamoci invece sul campionato e sul potenziare i nostri giocatori. Siamo in testa assieme all'Inter, chiaramente sarà importante vincere a Palermo, l'Inter che dovrebbe giocare contro la Samp. Per il Palermo c'è una classifica non molto generosa in queste prime 6 giornate, per la Roma invece, ad ammorbidire le delusioni europee, c'è una classifica molto molto dolce. Roma ha un punto in testa assieme all'Inter, Inter che dovrà giocare in trasferta su un campo difficile come quello della Sampdoria. Ecco qui la classifica che vediamo in grafica, Samp che tra l'altro è al quarto posto ma potenzialmente al secondo. Roma che si schiera in campo oggi con il 4-3-3 falso 9, ovvero con il capitano che agirà appunto in questa posizione, supportato a destra da Salah, a sinistra da Iago Falche. 3 gol subiti dalla Roma, che è la miglior difesa in Serie A, il peggior attacco invece del Palermo, che ha fatto solamente 3 gol. La grinta di Daniele De Rossi ad accompagnare questo avvio di partita, andiamo a vincere, la sua seconda vittima preferita in Serie A. Attenzione proprio a Gila che trova lo spazio per il cross, la mette dentro, vai Quaison, la rovesciata di Vasquez, ottimo gesto atletico di Franco Vasquez, che fortunatamente per la Roma non trova la porta, ma guardate che ha fatto. Ma possibilità dalla bandierina, va Miralem Pjanic a battere, le cross sul secondo palo verso Manolas che rigioca dentro, occhio alla rovesciata, il palo di Iago Falche, avrebbe fatto il gol più bello probabilmente fino a questo momento. Stavo ripensando ai legni che abbiamo colpito fino a questo momento ragazzi, non segniamo più. Palo clamoroso di Falche, intanto cross ancora verso Falche, Sorrentino dice no ancora una volta allo spagnolo, che adesso può aprire un conto con il portiere del Palermo, ma in generale con la porta rosa-nera. Roma che dalla fine del primo tempo, dalla parte finale del primo tempo, sta soffrendo molto questo possesso palla avversario. Poi Thiam, forse l'occasione giusta per ricominciare a farla girare. Iago Falche si propone, Odegaard servito, Odegaard, grande giocata, la fa scorrere, è partito Martin, c'è solissimo Iago Falche, grande azione di Odegaard ragazzi, che giocatore è. Poi Iago gliela vuole dare, serve invece i Turbe, fuori gioco. O pali o gol in fuorigioco. Altro sta trovando molta fiducia in questo periodo. Eccolo ancora Odegaard che la gira in maniera elegante per Pjanic. Parte Iturbe a destra, Manuel, Iturbe rientra, Iturbe dentro, Pjanic, Pjanic alla fine entra il pallone.
Il gol è di Miralem Pjanic che sblocca il risultato. Finalmente il gol del bosniaco, tanto atteso al minuto numero 52, quindi al settimo del secondo tempo. Esplode il settore ospiti. Roma che finalmente butta dentro sta palla. Era da parecchio tempo che doveva entrare. E qui entra sicuramente non in maniera bellissima esteticamente, ma entra, questa è la cosa più importante. Primo gol in campionato e 1-0 per la Roma al Barbera. Odegaard deve tenerla questa e allarga per i Turbe, sempre decisivo Odegaard, che qui si butta dentro. Odegaard si gira, cerca lo spazio per calciare in porta, ancora una volta Sorrentino. Roma che però si meriterebbe di vincere questa partita dopo la sconfitta di mercoledì. Occhio ai Turbe, per Wallace, calcia in porta, esterno della rete. Roma che, ripeto, farà fatica a ripartire, ma quando riparte è veramente straripante. Finisce qui, vittoria fondamentale a Palermo. Noi abbiamo fatto il nostro, vittoria di misura per 1-0, decide il gol di Miralem Pjanic, probabilmente l'azione più brutta, l'azione, il gol anche più brutto che ci potevamo attendere, ma comunque il gol più importante, l'unico che ci contano, visto che gli altri sono stati pali e gol in fuorigioco. Comunque Roma che batte il Palermo, Roma che fa il suo al Barbera, adesso attendiamo il risultato di Sampdoria-Inter e poi eventualmente godiamoci questi 15 giorni di pausa in testa alla classifica. Intanto qui siamo alla mezz'ora tra Sampdoria ed Inter, conduce l'Inter per 1-0. E vediamo un po', perché qui siamo a lunedì e ci dice che la Samp ha rimontato, perché l'Inter resta a 14, la Samp sorpassa a 16, Roma in testa alla classifica, signori. E per ora siamo lì, siamo però solo alla settima giornata, ragazzi, ne mancano veramente tante. Vediamo di rimanerci, vediamo di battere anche l'Empoli dopo la pausa, per adesso però godiamoci il meritato di riposo. Campionato chiama, la Roma risponde, in particolare dovrà rispondere dopo la vittoria della Juventus di ieri che ha concesso ai bianconeri di portarsi al comando in classifica. Bisogna però pensare anche che tra 3 giorni ci sarà forse la sfida più importante del girone, perché non vincendo quella probabilmente al 90% siamo fuori e quindi bisogna far turnover. Porta c'è De Santis, la difesa l'avete vista, Florenzi e Digne sono gli unici che resistono perché i centrali cambiano, diventano Rudiger e Magir. A centrocampo c'è abbastanza turnover, scende in campo al primo minuto anche Uchan, davanti invece Fekir schierato prima punta a sostituire Dzeko e Odegaard a sostituire il capitano. Roma che, come detto, giocherà tra 3 giorni sempre qui allo Stadio Olimpico, farà il suo esordio stagionale in Champions League allo Stadio Olimpico, chissà che porti bene. Con Digne che però qui va a rubare un pallone importantissimo e Roma che riparte, attenzione ai movimenti al centro di Fekir e Salah. Digne va da solo, entra in area di rigore, può metterla Salah e Fekir con quest'ultimo che va in anticipo su Mohamed. Tra l'altro non era neanche selezionato Fekir, quindi ha fatto tutto lui e si è divorato la palla dell'1-0. Uchan non se l'è sentita di darla di prima, va da solo Salì. Uchan poi torna fuori da Nainggolan che carica il destro, potente, ma alto. Ecco i 3 cambi tutti insieme, Roma che deve provare a sbloccare nel vero senso della parola la partita. Calcio di punizione per l'Empoli, battuto dentro di testa Florenzi. Dai che da una situazione simile è nato il pareggio con la Juve. Iago Falca, attenzione che è scopertissimo l'Empoli. Palla dentro per Manuel. Iturbe, punta Skorupski. Iturbe! Non sbaglia! E porta in vantaggio la Roma. 1-0 a un quarto d'ora dalla fine. In contropiede, paradossalmente. Quando giochi in casa contro l'Empoli succede anche questo. 1-0. Poi Iago Falca che poteva solo servire Iturbe. Iturbe poteva solo segnare e così ha fatto. Skorupski bravissimo fino a questo momento anche nella lettura delle situazioni, qui aveva letto bene ma non è riuscito a dir di no all'argentino. Roma in vantaggio, Roma che adesso può respirare un'aria più tranquilla, un'aria più fresca, perché momentaneamente torna in testa alla classifica. Ma finisce qui, Roma 1 Empoli 0, non convinciamo ma vinciamo, questa è la cosa importante. Non rassicurante alla vigilia della sfida di Champions League. Purtroppo la Roma di Palermo e la Roma di oggi non mi ha convinto tantissimo, non ha convinto penso nessuno. Dimostra di essere una squadra che in contropiede addirittura fa male agli avversari, costruisce delle azioni mostruose ma non è continua all'interno dei 90 minuti. Cosa che invece non mi era parsa nelle prime giornate. Comunque questa è la classifica del girone, la Roma è clamorosamente, e dico clamorosamente, ultima, non clamorosamente sulla carta ma clamorosamente per il calcio espresso. Roma che è andata a fare tiki-taka al Camp Nou ma ha perso 1-0 avendo colpito 2 pali.
nel primo tempo. Roma che ha perso 1-0 anche contro il Bayer Leverkusen, praticamente è andata nello stesso modo. Adesso giochiamo in casa contro il Club Brugge, partita decisamente fondamentale, il dentro fuori direi, perché anche nel giro di boa andiamo all'Olimpico con un solo obiettivo. Finalmente l'urlo dell'Olimpico, che sia questo il segreto per cominciare a vincere in Champions League? Speriamo, lo scopriremo solo dopo questa partita, signori. Intanto noterete sicuramente una novità di formazione, Iturbe, l'uomo match, il man of the match della sfida contro l'Empoli, e comunque un Iturbe ritrovato nelle ultime partite ruba il posto da titolare a Mohamed Salah, che invece nelle ultime partite lo vede un po' smarrito. Per quanto riguarda la difesa, torna a titolare Torosidis come contro il Barcellona, fuori Digne anche per lo stesso motivo che lo avevano tenuto lontano dal Camp Nou, ovvero non è in condizione. Dzeko, sta partendo il capitano, vede anche Torosidis sulla sinistra, lo serve adesso. Toro entra in area, fino in fondo, c'è il centro di Turbe, palla messa dentro! E Bolat se la ritrova lì dopo una deviazione. Forse me la sono gestita male, perché con Torosidis potevo forse anche andare al tiro. Riesce comunque a scambiare il pallone con un compagno, De Bocca, alla fine si accentra anche. Palla al limite per Diaby, zona tiro, Diaby traversa! Poi Torosidis, la palla resta lì, tutto fermo per fuori gioco. Attenzione che ci hanno colpito anche un legno contro. Qualcosa sta cambiando. Attenzione a Panaken, palla dentro per Diaby, contro Szczęsny che dice di no, è ancora Szczęsny. Seconda palla gol nel giro di pochi minuti per la formazione ospite, quindi Pjanic per ripartire. Palla per Iturbe che mette giù la gira per Nainggolan. Tentativo di lancio dalle parti di Edin Dzeko col pallone che filtra molto bene, non può fare nulla Mounier. E quindi attenzione a Edin che però è molto defilato, non può andare verso la porta, si deve fermare e tornare da Torosidis. Roma in attesa di Varchi ancora una volta, Torosidis con la suola, trova il fondo, spazio per il cross, che però non è un granché. Abbiamo visto in questo caso com'è importante però mandare Dzeko quando non ci sono spazi, perché in qualche modo riesce sempre a mettere in difficoltà la difesa avversaria. De Rossi centralmente, poi apertura per Iago Falche che cerca Dzeko, tocco di ritorno per Falche, Falche in area sinistro, Bolat! Grande risposta con la mano sinistra di Bolat, che ha detto no, Iago Falche è entrato e ancora una volta ha cambiato la partita allo spagnolo, che sta veramente molto in forma in questo periodo. Roma che adesso però ha capito di poter far male e ha capito forse anche il modo per far male. Dzeko, poi Manuel si ferma, a rimorchio c'è Pjanic, centralmente c'è anche De Rossi che ha un buon, ha buono spazio, poi serve Nainggolan che deve calciare sul fondo! Si è divorato la palla dell'1-0 il ninja! Come se l'è divorata! Rivediamo, è uscito veramente di un nulla il suo destro. Poi De Rossi gli riporta anche il pallone, ma qualora avesse perso palla su Falche eravamo in porta, attenzione che comunque ci possiamo andare lo stesso in porta. La deve mettere Falche, troppo dietro forse! Mamma mia! Tocco arretrato che ha sorpreso persino me. Pjanic è arrivato leggermente dietro con il corpo, caricato forse leggermente tanto. Pallone alto sopra la traversa. Ischierdo, pallone largo. Vormer cambia gioco, attenzione che parte Ischierdo. Manolas! È un gol questo di Costas! È un gol quello di Costas Manolas! Poi pallone avanti per Iturbe che è a campo. Iturbe può partire. Iturbe può partire. Attenzione alla Roma che ha una possibilità d'oro. Si accentra Iturbe, va dentro anche Nainggolan. Engels allontanato. 0-0. Senza gol ancora una volta in Champions League. È una maledizione quella della Roma. È un punto che ci diamo in faccia, perché è un punto che non ci serve assolutamente a niente. Adesso dobbiamo sperare. Dobbiamo vincere. Dobbiamo fare 9 punti nel girone di ritorno. E sperare soprattutto di farne pesanti. È stata una partita comunque tosta, contro un avversario tosto che è venuto qui per giocarsi la sua partita e con le carte per vincere la partita, perché ragazzi hanno fatto un gran possesso palla, non so quanto sia, possesso palla che favorisce noi, ma anche loro hanno fatto molto molto bene. E poi è andata male, è andata veramente male, perché davanti dobbiamo essere più concreti, dobbiamo costruirci le occasioni, alcune le abbiamo avute, ma sotto porta ci serve il 9, ci serve Dzeko. Dzeko che in campionato risponde sempre presente, ma in Champions League, ragazzi, non riesce a farlo sto gol. E comunque, chiudiamo l'episodio con, ah, tra l'altro devo fare anche questi, la classifica, mi fa malissimo la schiena, e con una prossima sfida che sarà in trasferta e vedrà l'ultima contro la prima, Fiorentina contro Roma, Fiorentina-Roma, Roma-Udinese e Inter-Roma. Io sto
parlando con le corde vocali che non ci sono più. Quattro partite sono toste da fare, soprattutto se li commenti tutte e quattro in maniera intensa. Vi saluto qui, signori, vi faccio adesso anche gli allenamenti. No, io non riesco veramente più a parlare, quindi lasciate un like se il video vi è piaciuto. Noi ci vediamo con i prossimi video. Bella, raga. E allora buona la palla del numero 10 per Falche, che rientra, grande giocata, Iago Falche dentro per Totti! Eccolo qui! Il gol del capitano! 300 in Serie A!